Il ritratto di Giovanni Bernardi di Barbarano, capolavoro di Placido Fabris, di proprietà delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e in deposito dal 1960 a Palazzo Fulcis, è tornato al suo antico splendore. È stato presentato al pubblico il restauro svolto dalla restauratrice Mariangela Mattia, che ha lavorato proprio all'interno del Museo Civico con la formula del cantiere aperto Fulcis Open Lab. Il restauro ha riguardato soprattutto il retro del quadro, o meglio il supporto. Il problema era nell'adesione tra la tela su cui è dipinto il ritratto di Giovanni Bernardi e la tela di rifodero, una tela di rinforzo che è stata applicata in un intervento del passato. Queste due tele tendevano a staccarsi, quindi a formare delle bolle, e questo a lungo andare avrebbe provocato anche dei danni sulla superficie pittorica. Per cui la restauratrice Mariangela Mattia è intervenuta e, coordinandosi con la restauratrice della soprintendenza Cristiana Sburlino, ha rimuovere la tela di rifodero e quindi a liberare la tela originale, che adesso quindi può respirare, e è stato eliminato il problema originario. L'opera è un olio su tela. È un ritratto, è uno straordinario ritratto di Placido Fabris, un pittore originario di Pieve d'Alpago che lavora nella prima metà dell'Ottocento ed era specializzato soprattutto proprio in questo genere di ritratti, con uno stile particolarmente ricco di dettagli, con una lucidità ottica quasi da pittura neofiamminga, ecco. Quindi la sua abilità straordinaria tecnica era uno dei motivi per cui era particolarmente apprezzato. Un restauro reso possibile grazie ad un finanziamento del club Inner Wheel di Belluno. Abbiamo pensato di finanziare questo service perché era un modo anche per sostenere le istituzioni preposte, quindi il museo e il comune, e anche per dare così un contributo attraverso appunto il restauro di questo quadro alla bellezza, alla cultura. Un'iniziativa che ha rappresentato un collegamento ulteriore fra il museo e la società civile. È la dimostrazione che il museo è e vuole essere la casa della cultura di tutta la città, e quindi abbiamo tutta una serie di associazioni di volontariato, chi mette il suo tempo, chi mette le sue competenze, chi riesce a darci una mano anche proprio sul versante finanziario come Inner Wheel.